Potrebbe essere arrivata in riva al lago la scintilla che dà la svolta alla stagione del Teramo. Servono controprove nelle prossime partite, ma quel che è certo è che il diavolo strappa un punto che pesa come un macigno sul campo della Feral Pisalò, perché conquistato quando l'11 di Palladini è rimasto sotto di un uomo per l'espulsione incomprensibile di Varas e subito dopo anche sotto di un gol. Uno spunto del neo entrato Fratangelo ha permesso al Teramo di rimettere a posto le cose. Il punto consente al Teramo di agganciare Ravenna e Sant'Arcangelo e di distanziare il Fano. Tutte sconfitte le dirette rivali. Nell'undici iniziale Palladini presenta Mirillo al posto di Caidi, Varas terzino, De Grazia in mediana e Tulli vince il ballottaggio con Panico. Nella Feralpi c'è Ponze al posto di Ferretti. Al decimo Gondò approfitta di un errore di Emerson ma calcia centralmente. Sarà l'unico spunto biancorosso in un primo tempo comandato dai Leone del Garda, ma senza creare grosse insidie a Bifulco. Emerson conclude al lato da Piazzato, poi Martin crossa dalla sinistra, Ilari non arriva e Ponze viene neutralizzato da Speranza. 35esimo è copione che si ripete al culmine di un'azione innescata dalla progressione di Vito Francesco e rifinita da Voltan. Speranza mura Ponze. Nella ripresa c'è Marchi per Voltan tra i padroni di casa. Il cliché non muta, Teramo sulla difensiva e Guerra all'ottavo crossa per Marchi che incorna centralmente. Sempre il neoentrato, stavolta col sinistro ma senza inquadrare lo specchio della porta. Entra Panico per Gondò al decimo, un minuto dopo il fattaccio. Marchi e Varas litigano banalmente, prima una spinta reciproca, poi un faccia a faccia. Niente di che, ma inspiegabilmente Donda di Cormons estrae il rosso diretto per Varas e non prende provvedimento per Marchi, una fattispecie che era al massimo da giallo per entrambi per reciproche scorrettezze. Ed invece il Teramo si ritrova in 10 uomini. La Feral Pisalò al quarto d'ora va vicino al gol, sempre con Marchi di testa su cross di Martin. Nel frattempo il neoentrato Panico va KO, entra Fratangelo, poi la volta di Caidi e Graziano per Amadio e Bacio Terracino, ma al 25esimo i Leoni del Garda vanno in vantaggio. Il bomber Guerra prima spinge a terra Ilari, poi controlla il pallone dai 20 metri in fila all'angolo alla destra di Bifulco, la cui visuale è forse ostacolata dal mucchio di giocatori avanti a lui. Il Teramo sta per sprofondare nel baratro, ma a rimettere a posto la baracca ci pensa la vena di follia propria di Alessandro Fratangelo. L'attaccante termolese lascia sul posto Emerson, va sul fondo e crossa e Martin in scivolata beffa Caglioni per il più classico degli autogol. Da qui alla fine assalti della Feralpi con un Teramo che stavolta si cala bene nella battaglia, soffre e resiste di fronte ai tentativi di Parodi due volte e di Martin, fermato da Graziano. 6 minuti di recupero che diventano 7 per un infortunio a Speranza, ma il Teramo non cede e porta a casa un 1-1 che è oro colato e che dovrà essere trampolino di lancio per una risalita a partire dal match di sabato prossimo, quando al Bonolis arriverà un Bassano in grandi condizioni e imbattuto nel girone di ritorno. We'll be right back.